Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con l'episodio numero 28 dei Gamberetti. Io sto registrando successivamente velocemente rispetto all'episodio che avete visto martedì, quindi non so se la nuova tipologia di video vi può piacere. La riproporremo in questo, dopodiché vedrò i vari commenti che mi lasciate e capiremo se come organizzarci meglio. Detto questo, signori, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e niente, in descrizione trovate i link dei canali che si sono abbonati al mio canale, andando che hanno avuto questo piccolo privilegio di trovarsi in descrizione ogni mio video, ogni mia live. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok, allora signori, andiamo a vedere le mail. L'ultima volta ci siamo lasciati qui. Aggiornamento mensile dell'osservatore Torres. Vediamo che ci ha portato Torres dalla Russia. Sergei, no, 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 non sei buono, amico mio. Galer King, 6791. Tu non sei male, ti continuiamo a osservare. Morozov, tipico russo. Morozov. Lo continuiamo a osservare, ma non mi ispira tantissimo. Samarov, no, Samarov è inguardabile. Ciao Samarov. E poi abbiamo Zolnerovsky, che anche lui è abbastanza inguardabile. Niente, continuiamo a seguire questi due. Va bene, dalla Russia con furore. Poi abbiamo Kilpatrick, che dalla Estonia ci porta in Drek, lo chiameremo in Drek, un 70-94. A 450 portala a casa, questa è tanta roba. Mannick, no, inguardabile. Complimenti per i capelli. Lep, inguardabile. Viding, inguardabile anche lui, mamma mia. E Sapanen, no, lo osserviamo ma non mi convince, signori, non mi convince più di tanto. E infine abbiamo Glover che è andato in Svezia. Abbiamo Peter Holm, 51-71, no. Paul Lindstrom, 49-67, inguardabile. E Nathan Fredriksson, 60-84, 16 anni, niente, inguardabile dalla Svezia con furore, inguardabili. Alstad venduto, ok, quindi siamo arrivati il nostro portierone che il Kion mi chiede 2-5 per Spike, certo. Guarda, te lo sto da proprio, guarda, proprio rifiutato subito, secca così, 2 milioni. Porca miseria, i nostri portieri valgono un botto. Tanta roba, tanta roba. Va bene, detto questo, avviciniamoci alla partita. Con la seconda partita di campionato. Vai con gli allenamenti veloci. Alla seconda partita di campionato. E andiamo avanti così, signori. Se non sbaglio, sto aspettando il resoconto. Stiamo cercando dei difensori. Vediamo offerta per il trasferimento per Alex Kanon. Atten 63 di 29 anni. Mi offrono 510 per Kanon. Ma sapete che quasi quasi Kanon 510, Kanon, che Alex Kanon. Kanon è uno dei nostri titolari, aspettatemi, ho un piccolo vuoto di memoria. Ho un piccolo vuoto di memoria. Kanon è uno dei nostri titolari, sì. Niente, rifiutiamo, niente. No, facciamo finta di niente. Kanon per quest'anno ce lo teniamo. Abbiamo dei rincalzi buoni in primavera, ma ancora non si sono ben sviluppati. Offerta per il trasferimento per Harry Davis. Chi era Davis? Davis, difensore centrale di 29 anni, 62. No, Davis ce lo teniamo. Rifiutiamo e rifiutiamo anche quella perché non rifiuta. Ok. Lavandino, Davis, Kanon, Spike, va bene. Risultato finale su Victor Geronimo e su Marcelo. Allora, sì, perché noi cercavamo un difensore centrale. Allora, Marcelo ha 32 anni, è un 68, tanta roba ed è svincolato, brasiliano. Geronimo invece è un 67 di 18 anni, che però ha già firmato per il Derby County. Porca miseria, me l'hanno fregato sul più bello. E Marcelo invece ha 32 anni ed è un 68, ma calerà in maniera terribile. A questo punto, signori, io mi vado a prendere. Chi è che vuole parlare qui? Me Aladino, ok, ci penserò, Aladino mio. E Mel Gibson, anche lui, ci penserò. Perché? Che è calato. Aladino, ti ho detto che ci penserò. Mamma mia, 3 ore. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo risposto. Mamma mia, che rottura di scatola. Signori, io quasi quasi mi vado a prendere quell'altro giovane che avevamo trovato svincolato, ovvero Clark, che
che ha un 65 e 19 anni, piede debole 4 stelle. Andiamoci a prendere Clark, signori. Contatta per acquisto. Dai, dai. Pigiamoci Clark. Non ho visto quanto. Vabbè, me lo dovrebbe dire lui quanto più o meno prende di stipendio. Infatti 2-2-3. Voleste cruciale. 65, cruciale, va bene, accettiamo, diventerà uno dei nostri titolari, il nostro Clark Kent, 5 anni di contratto, mi sta bene, 5 anni di contratto, va bene così, ignoriamo la causa rescissoria, va bene, di lusso, e quanto vuoi del contratto, amico, non mi dici niente, allora sei un cruciale, io ti offro 4, 4, no, 4, e qua ti do 20, 30.000. Dai, ci puoi stare. 19 anni, 4.000. Ma chi te li dà? Mi sembra un'offerta ego. Li abbiamo fatto fin troppo, signori. Però, secondo me, è un buon elemento. È un buon elemento. Turghetta l'avevamo cercato l'anno scorso. Me l'avevate consigliato l'anno scorso, ma non l'abbiamo più preso. Peccato per Geronimo. Geronimo sarebbe stata tanta roba. Peccato, ce l'hanno fregato sul più bello. Allora, scendiamo in campo, signori. Andiamo a sistemare un attimo la rosa. La rosa rossa. Allora, Davis lascia il posto per Clark Kent, il nostro Superman. Mellor facciamo giocare Vasela, così prende punti. Sullivan va bene, Giardino, Kanon, Wilding. Stevens gioca Mel Gibson, che voleva giocare, e al posto di Lee Smith facciamo giocare Aladino. Va bene? Dico che va bene, dico che va bene. Al posto qua, qua invece indietro ci portiamo McGree al posto di Pringles. Ci portiamo Scott al posto di Miura, anche se prima o poi dovremo farlo giocare. Direi Davis. Sì. Anzi, no, vediamo di far esordire McGrew. Grievous. Vediamo di farlo esordire, signori. E facciamo anche giocare Spike al posto di Lurè. Spike al posto di Lurè. Così diamo fiducia anche a lui. Confermiamo, abbiamo cambiato la rosa dei titolari, però va bene. Questa cosa così mi contro il Sunderland, signori. Scendiamo in campo, vediamo come finisce. Andata, signori, vittoria per 2-0, doppietta di Aladino, signori, 2-0, bella così, infatti prende 9.7 in campo, le abbiamo prese a pallonate, 11 tiri e 10 tiri in porta contro 8-2, buona così, signori, buona così, andiamo avanti e torniamo, vediamo un attimino come siamo messi adesso con la classifica.
Pareggio la prima giornata e vittoria la seconda. Dai, inizia bene questo campionato. Aladino ha risposto bene, anche il nostro Clark Kent ha ringraziato bene, sta volando lì Aladino. Detto questo, signori, noi avanziamo. No, noi ci fermiamo qui. Così il prossimo video ripartiremo da qua e faremo la partita di coppa. E vediamo se ci sarà qualche altra trattativa di mercato, perché ricordo che per ora il mercato è ancora aperto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!